Luca Di Gregorio, nuovo responsabile tecnico settore giovanile pallacanestro Crema. Allora, vieni da un'esperienza importante a Legnano, le tappe precedenti della tua carriera. Partiamo dal settore giovanile di Desio come giocatore, poi un infortunio che ti manda sulla strada dell'allenamento, sì, della preparare gli altri. Sì, allora dopo Desio sono andato a Cusano Milanino a giocare e lì appunto ho fatto le mie prime esperienze senior fino a 22-23 anni, dove appunto un infortunio mi ha portato sul lato della panchina da allenatore. E lì sono stato 5 anni a Cusano, tra settore giovanile e assistentate di in Serie C, quella che oggi è chiamata C Silver, la vecchia C2. Da lì sono passato a Legnano come ABA, Accademia Basket Alto Milanese, il contenitore di eccellenza creato da Legnano Knights di Serie A2 e San Giorgese Basket di Serie B, dove ho allenato tutte le varie annate delle categorie eccellenza dalla 98 alla 2003, collaborando nell'arco degli anni con la San Giorgese in Serie B, l'anno scorso direttamente facendo il vice in prima squadra. Contemporaneamente nell'arco degli anni ho chiaramente conseguito le varie tessere allenatore fino all'ultimo allenatore nazionale 3 stagioni fa, e ho collaborato con la federazione con selezioni provinciali di Milano e regionali al Bulgheroni e altre esperienze. La tua idea di basket e cosa vuoi portare alla pallacanestro Crema? L'idea di basket chiaramente ha dei principi cardine, però poi va adattata a contesto in cui si lavora, che sia settore giovanile, che siano gruppi, che sia senior, va chiaramente modulata. L'idea è sicuramente una pallacanestro che si basa sul lavoro in palestra, sul lavoro tecnico, sul miglioramento tecnico, soprattutto per quanto concerne i giovani. Idealmente mi piace un gioco di collaborazione, quindi preferisco il gioco senza palla e allenare molto il gioco senza palla e di conseguenza usare sistemi offensivi che rilevino queste situazioni di gioco, insomma. E in questa mia nuova esperienza Crema, innanzitutto Simone Donarini, che mi ha fortemente cercato, voluto, aspettato e assecondato in tutte le mie richieste tecniche che gli ho fatto sulla progettazione dell'anno prossimo. Spero di portare quella che è la mia esperienza, le mie competenze che ho maturato in questi 10 anni di carriera, diciamo professionistica, io comunque lo faccio una professione, e cercare di mettere in questo nuovo contesto del settore giovanile di Crema, sicuramente in crescita, delle buone basi per un domani, per costruire giocatori, perché no, anche per la prima squadra di competenza che oggi milita nella Serie B. Dunque l'obiettivo deve essere, ritornando alle parole di Coach Salieri durante la presentazione della Serie B, quello sicuramente di lavorare su una forte identità di squadra, di settore giovanile, e con tanto tanto entusiasmo, che deve essere sicuramente la prerogativa per lavorare con i giovani.